Lutto a uomini e donne, è morta D'Andrea, volto storico tra il pubblico parlante. Lutto nella grande famiglia di uomini e donne, in queste ore è arrivata la notizia della morte di uno dei volti storici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Trattasi di Paola D'Andrea che, per svariati anni, è stato uno dei volti di punta tra il pubblico parlante del talk show campione di ascolti su Canale 5. Nel dettaglio, per diverse stagioni Maria De Filippi ha puntato sulla presenza del pubblico parlante a uomini e donne, il quale interveniva tempestivamente commentando le vicende dei vari tronisti in carica. Una formula di successo che, nel corso degli anni, ha avuto modo di lanciare diversi personaggi che sono entrati a far parte del cast fisso della trasmissione. E questo è il caso di Paola D'Andrea che, con i suoi giudizi pungenti e mani banali, è stata per anni una delle opinioniste del pubblico maggiormente temute dai tronisti in studio. Questo pomeriggio è arrivata la notizia della morte di Paola, a darne il triste annuncio è stata Rosa Chiarelli. Anche lei tra i volti storici del pubblico parlante di UED. Rosa ha scelto di dare la notizia sui social e lo ha fatto condividendo uno scatto che la ritrae al fianco di Paola D'Andrea. Ciao amica mia, ha scritto Rosa nella didascalia della foto e quando un utente le ha chiesto cosa fosse successo. L'ex volto del dating show ha parlato di un male brutto che avrebbe colpito Paola, stroncandole la vita. Diverse le reazioni dei fan social di uomini e donne che, nel corso delle precedenti stagioni, avevano avuto modo di conoscere Paola come volto storico della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Che brutta notizia, la ricordo benissimo Paola e mi vengono in mente tanti ricordi delle vecchie edizioni, ha scritto un utente dopo aver appreso la triste notizia. In attesa di scoprire se ci saranno eventuali post social da parte dei protagonisti della trasmissione Mediaset. L'appuntamento con il talk show di Maria De Filippi, eccezionalmente per questa settimana, andrà in onda in versione ridotta. Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre UED non va in onda. La trasmissione risulta infatti sospesa dalla programmazione Mediaset in occasione del Ponte dell'Immacolata. Al suo posto, ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi. L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e Donne tornerà da lunedì 12 dicembre. Come sempre nella fascia del daytime pomeridiano.